La giornata di oggi al Caffè Letterario sarà appunto una giornata dedicata al tema femminile, quindi la poesia femminile e la narrativa femminile. Parteciperanno i vari gruppi che hanno collaborato maggiormente alla creazione del Caffè Letterario, che sono il gruppo Scrittori Ferraresi, il gruppo dei Pennuti e il Centro Artistico Argentano. Oggi presenterò a nome del gruppo Scrittori Ferraresi, di cui sono socia, ma ho fatto anche collaborazioni col Centro Artistico Argentano e con i Pennuti. Devo dire che tutti e tre sono dei gruppi veramente ottimi, con persone molto brave. Sono iscritta al gruppo Scrittori Ferraresi da tanti anni, ma io scrivo poesie da quando ero ragazza. E mi è sempre piaciuta molto la letteratura, la poesia in generale, e ho cominciato a scrivere ogni volta che mi veniva un pensiero, che leggevo una frase, e ho imparato a costruire piano piano, e costruivo queste, a volte poi sono saltate fuori dei versi che poi a lungo andare qualcuno mi ha detto: ma perché non scrivi, perché non li fai vedere, perché... Ho cominciato così e è andata bene, li hanno letti, ho anche pubblicato un libro. Sono sensazioni di vita, cioè quello che io provo, la mia vita. Ecco, possiamo dire che le mie poesie sono la mia vita. La mia vita, tutte le emozioni, le sensazioni, i drammi, le gioie, i dolori e tutto. Riesco ad esprimermi scrivendo queste frasi, che vengono poi completate e vengono fuori versi che sono piaciuti. Gli argomenti di oggi saranno liberi, quindi ognuna potrà leggere quello che vuole. Durante la presentazione, tra l'altro, verranno proiettate anche una serie di fotografie che rappresentano appunto immagini di cieli, fatte dai Pennuti, tra l'altro fotografie molto molto belle, che secondo me si sposano perfettamente con la giornata di oggi. Cioè, se vogliamo, l'universo femminile è proprio come il cielo, no? Quindi ricco di sorprese, di colori, è talmente immenso da lasciare trasparire tutto ciò che sente, insomma. Quindi penso che sia proprio azzeccato il paragone. Ho sempre paura di scrivere delle cose che poi non possano capire, però dopo un certo punto dico: no, la poesia non deve essere capita. Cioè, non è che gli altri ti devono capire, perché la poesia è tua, è un'opera tua, è la sensazione di quel momento che tu percepissi, e quindi non è necessario che gli altri comprendono o la capiscono. Se poi la capiscono e la comprendono, tanto meglio. Quando leggo queste mie poesie alle persone, magari che non hanno una certa cultura, alcune avevano il lacrimone agli occhi, e questo mi ha fatto capire, mi ha fatto bene al cuore, mi ha fatto capire che allora va bene così. Cioè, io scrivo anche per farmi capire, e la gente capisce, e questo mi fa molto piacere. Ho insegnato lettere alla scuola medie, ho avuto una vita molto difficile, in quanto c'è un'infanzia più che la vita, un'infanzia difficile perché mi è mancato mio padre piccolissimo, quindi direi che praticamente quasi tutte le mie poesie sono dei ricordi della mia infanzia. Ho vissuto a San Biagio e tutta la mia infanzia l'ho trascorsa lì. Ecco perché molte delle mie poesie rispecchiano proprio questa infanzia. E ho vissuto un episodio della mia vita che mi ha proprio spinto a scrivere. Io ho avuto un tumore maligno al colon. Sono guarita, sono riuscita vincitrice da questa grave malattia, e di lì ho cominciato a scrivere. È stato proprio non dormendo alla notte, vivendo questo momento così angoscioso della mia vita, e ho cominciato a scrivere, e dopo è stato tutto un susseguirsi di questi episodi, di questi momenti. Amo molto la natura, amo molto descriverla, e con una parola
per esprimere una, cioè con una parola vorrei esprimere tutto quello che io provo. Secondo me la coesione di oggi, la collaborazione tra i vari gruppi può essere solo di arricchimento, nel senso che sicuramente ogni persona è da considerarsi all'interno di un gruppo unico sostanzialmente. Il contributo non è del gruppo, bensì di tutte le persone che singolarmente ne fanno parte. Abito a Ferrara, faccio parte del gruppo scrittori ferraresi, di origine argentana sono. Io mi definisco un'argentana vagabonda perché ho girato molto, sono stata in tanti posti, anche all'estero, anche ad abitare fuori, e quindi ritornare qua per me è un po' un ritorno a casa dopo tanti anni, ed è una cosa che mi fa veramente piacere. Io viaggio sempre con un quadernino nella borsa, non c'è un tema particolare, un argomento particolare, qualsiasi cosa che colpisce. Mi colpiscono le cose semplici, quindi la primavera, l'estate, l'autunno, le stagioni ci sono molto, c'è l'acqua, il mare, oggi leggerò delle poesie sul mare e sull'acqua in generale perché è un elemento che mi assomiglia, varia, cambia, però poi ritorna sempre ad essere mare e acqua. E quindi mi colpiscono le cose semplici, non c'è una cosa in particolare. E l'importanza è importante che i ragazzi scrivano, ecco, questo sì che è importante. A questo proposito io ho avuto un'esperienza perché ho partecipato anche ad una giuria presso una scuola dove appunto ragazzi e ragazze scrivevano poesie e si è fatto un piccolo premio interno per incoraggiare a scrivere, quindi incoraggiare a scrivere senz'altro, ma non solo le ragazze, ragazze e ragazzi che vogliono scrivere poesia, letteratura, anche altre cose, ecco, incoraggiare a scrivere.